Sono stati portati in carcere i due responsabili della rapina commessa lo scorso marzo a danno di tre turisti nelle vicinanze del Teatro La Fenice. Le vittime, ventenni, uno spagnolo e due italiane, stavano trascorrendo una breve vacanza a Venezia e quella sera verso le 22:30 passeggiavano quando sono stati assaliti. Un vero e proprio agguato. La polizia, osservando le immagini delle telecamere, infatti, ha ricostruito i movimenti dei rapinatori, notando che poco prima avevano superato il trio appostandosi dietro un angolo e appena i tre hanno svoltato, lo spagnolo è stato colpito da un pugno. Poi si sono ritrovati i coltelli puntati per farsi consegnare la borsetta da una delle due ragazze, con soldi, carte di credito ed effetti personali all'interno, e sono fuggiti separandosi e facendo perdere le loro tracce. La polizia ha immediatamente avviato le indagini e grazie all'aiuto delle immagini sono risaliti ai due, già noti alle forze dell'ordine e riconosciuti anche dalle vittime. Si tratta di veneziani trentenni con precedenti per reati simili.